sì, questo però un po'. Buona la vita, sì. Bene, allora bentrovati. Concludiamo un po' questa settimana, che meglio è stato un po' un cammino. Dicevamo un po' chi c'era, che è riuscito ad esserci ieri sera alla bellissima cena che abbiamo fatto un po' insieme. Era nato un po' questo cammino durante le tre serate di preparazione al Natale scorso, quindi l'Avvento, fermandoci, contemplando il mistero della bellezza, che rimanda appunto a Dio. In particolare poi era nata un po' il desiderio programmare un po' questa mostra sul tempio espiatorio della Sagrada Famiglia, in particolare la figura di Gaudì. Abbiamo la fortuna di avere tra noi l'architetto appunto Aluzzara, che non ha conosciuto, ecco, di persona, perché è più giovane l'architetto Gaudì, però il suo professore l'ha conosciuto bene, ecco, e ha lavorato già con Gaudì, e lui soprattutto è un grande conoscitore naturalmente, ma è anche il presidente dell'associazione, lo dicevamo anche ieri sera, per il processo della causa di beatificazione, canonizzazione, ecco, di Gaudì, che ha avuto un po' questo estro, come un po' tutti i geni che vedono cose che noi non vediamo, anche se sono alla portata di tutti in realtà, però ci vuole sempre quella scintilla, e ha saputo interpretare, ecco, bene ciò che poi Papa Benedetto ha sintetizzato nella sua splendida omelia, quando andando a consacrare la famiglia, in una frase, se non ricordo male, disse un po' questa cosa, dicendo che Gaudì ha saputo leggere tre libri importanti: il libro della natura, che nasce tutto da questo suo sguardo del saper leggere la natura. La natura, e poi l'altro libro, il secondo libro, quello della Sacra Scrittura, quindi della Bibbia, che è la rivelazione, ecco, di ciò che Dio ha voluto da sempre, quindi è stato un po' rivelato nella parola di Dio. E poi la liturgia, il terzo libro, sulla liturgia noi celebriamo, viviamo la rivelazione della nostra salvezza, la Sacra Scrittura e la natura, i tre libri importanti. E, ecco, Gaudì ha saputo allora ispirarsi a questi tre libri. Questa sera noi, adesso ascoltando l'architetto Aluzzara, sicuramente avremo modo anche noi di trovare e ritrovare un po' il gusto di questo sguardo un po' in avanti, di sapere vedere, ecco, le cose un po' di sempre che stanno nella nostra vita ordinaria, con la natura, però con quello sguardo della luce, un po' della rivelazione. E ecco, non dico più niente, perché sennò abbiamo un sacco di tempo inutilmente. Ringrazio voi della vostra presenza, e pregate un po' per ciascuno, ecco, anche di noi, che andrà pellegrino tra qualche giorno, giovedì, alla Sagrada Famiglia, e con l'intento di saper gustare, vedere, ecco, questa bellissima opera, e guardando questa opera saper cogliere e vedere il mistero della salvezza che passa attraverso l'amore di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e la tenerezza di questo amore che si rivela in queste pietre della Sagrada Famiglia. Grazie e buon incontro. Grazie. Abbiamo chiesto a José Manuel di abbiamo dato un tema a quello che lui adesso andrà a raccontarci. Il tema della mostra è la Sagrada Famiglia in luogo di bellezza. Abbiamo chiesto di sviluppare un po' il tema della, come Gaudì, l'architetto di Dio, la sua fede ha generato tanta bellezza, cioè partire dalla fede che Gaudì ha pensato tutta la sua opera, dall'inizio alla fine, anche se non ha portato a compimento che una piccola parte, ma forse la parte più significativa dal punto di vista
dell'espressione di Gaudì in rapporto con quello che aveva in mente di realizzare. Buenas tardes, muchas gracias por organizador, Mario, don Claudio. Y me pongo de pie así mejor, ¿no? Se ve mejor. Y así no se me ve la calva. De parole. Allora, dice que estará en pie, così vi vede meglio e soprattutto non poterete la sua calvizie. Bien, bueno, yo siempre digo que soy afortunado, ¿no? Gracias a Gaudí. No lo conocí porque soy mayor, por lo tanto, como decía. O sea, yo nací 100 años después de Gaudí. Gaudí 1852, pues hay que sumar 100, es sencillo, ¿verdad? Que lui non ha conosciuto Gaudí perché è nato 100 anni dopo, però è un gran conoscitore di questo arquitecto. Tuve la suerte de conocer dos discípulos de Gaudí, arquitectos, ¿no? Cuando estudiaba arquitectura, en quinto de carrera, y bueno, a través de estos dos hombres, pues conocí a Gaudí básicamente como arquitecto, también como hombre y como cristiano, y también se añadió un tercer arquitecto más joven, llamado Cardonet, que con él fundamentalmente aprendí simbolismo. Lui ha conosciuto Gaudí perché all'ultimo anno della sua carriera universitaria è entrato in contatto con dei discepoli dell'architetto Gaudí e da lì poi in particolare ha conosciuto l'architettura di Gaudí. Poi con un terzo architetto, Carbonet, invece ha potuto conoscere meglio l'uomo e la simbologia che ci sta dietro alla Sagrada Famiglia, alla costruzione. He preparato unas imágenes, come qui già está muy bien explicada la Sagrada Familia, ¿verdad? Con textos, con imágenes, básicamente para descubrir un poquito más del hombre, ¿no? Y del cristiano, no tanto de la arquitectura de la Sagrada Familia, que ya aquí tenemos pues una gran muestra. Dice que adesso, vabbè, siamo circondati dai pannelli che ci illustrano la Sagrada Famiglia, l'architettura della Sagrada Famiglia, per cui lui si concentra soprattutto sulla figura umana di Gaudí. Entonces, en algunas imágenes está traducido al italiano, no sé si hay faltas, perdón, pero para un poco entender, sobre todo en estas frases, en algunas, recogido del Papa Francesco, en relación a la misericordia, entonces yo creo que Gaudí nos puede ayudar, como otros santos, ¿no?, a descubrir, en este caso, lo esencial, la cosa esencial. ¿Qué es la cosa esencial en tu vida, en la mía? Entonces, llega Gaudí, yo creo que es un hombre que nos puede ayudar a no distraernos en cosas que nos pueden poner fuera de, ¿no? Y hay que descubrir lo esencial. Riporto delle frasi, alcune delle quali saranno tradotte, cioè sono state tradotte in italiano, spero che non ci siano errori. E lui riprende il tema che importante per Papa Francesco, il tema della misericordia, perché Gaudì la capì molto il tema della misericordia, per cui adesso ci illustrerà meglio. Il Papa Francesco parlava della misericordia come lo esencial, ternura, perdono, e un po' questo che a través de Gaudí, pues que sea una forma, un camino para encontrar lo esencial o aumentar, etcétera, etcétera. Perdón que hablo mucho y no, pobre. Estoy tratando de tomar apuntes, pero no demasiado rápido. Sí, pero ya se entiende, ¿no? Se entiende más o menos. Dice que appunto, per il secondo Papa Francesco, la misericordia è ciò che è l'essenziale della vita dell'uomo, per cui la ternura, cioè la tenerezza, l'essere perdonati. Per cui c'è molto di unione tra Papa Francesco e il pensiero di Gaudí. Entonces, esta frase, che non è traducido, però è sencilla, penso, la dijo Raffles, che era un arquitecto, discípulo di Gaudí. La prima biografia del mondo scritta por Raffles, 1928-29. E dice, come vemos aquí, bueno, Gaudí. Bueno, si quieres direttamente in italiano, no? Sì. Allora, questa è una frase estrapolata dal primo biografo di Gaudí, che la scrisse nel 1928. La frase dice: Gaudí
Mi sentite? Visto senza la fede rimane incomprensibile. Podremos estudiar un aspecto, la arquitectura, la luce, l'acustica, per la nostra sintesi. Sarà sicuramente un aspetto esattamente della sua opera quello che farà amare all'incredulo, però non amerà la sua sintesi se non si considera che c'è la fede dietro a tutto questo. Adelante. Siguiente. Avanti. Bueno, nace Gaudí nel sur de Cataluña, aquí ya pues tenemos el italiano directamente, 1852, avanti. Entonces, esta es una frase que también como resumen, ¿no? Yo pienso que también en Veda, ¿no? Hay muchos rostros que significa esto, ¿no? O sea, en estos rostros que veo, ser misericordioso, dice el Papa, no es un concepto abstracto, sino un viso, un rostro, ser riconocere, observar y servir, verlo, porque no todo el mundo tiene esta capacidad, ¿no? Yo creo que Gaudí a la vista está, ¿no? Que reconoce, contempla, riconocere, observare e servire, que es lo que cuesta, ¿no? Darse luego a los demás. Avanti, a perdón. No, a Papa. Se ha entendido, ¿no? Se ha entendido. Sí. Entonces, decía Gaudí que la creación continúa incesantemente a través de la mediación de l'homini, ¿no? Es decir, que Dio no ha creado y arrivederci, sino que quiere nuestra libertad, nuestra colaboración, colaboraciones, ¿no? Y Gaudí colabora con sus dones, arquitecto, ¿no? Cada uno, profesora, pues ella colabora en la creación, siendo enseñanza, bambino, la Carmen, amiga, etc. Paolo y Darío, y sus familias, cada uno colabora en esa creación que continúa incesantemente. Bello esto de Gaudí. Dice que, secondo Gaudí, la creazione è proprio il fatto che ognuno di noi ha dei doni e attraverso i propri doni che ha continua la creazione, per cui c'è chi è insegnante, c'è chi è mamma, c'è chi è un operaio, però tutti collaborano alla creazione ultima. Aquí lo que tenemos que tener cuidado, atención, es a no desviarnos del origen. No bisogna comunque togliere la prospettiva dall'origine. Porque es el peligro de lo que inició de una forma por nuestras tendencias a pereza, a la envidia, a la ira, se desvía uno, que hay que volver continuamente al origen. El origen social, el origen profesional, matrimonial, etc. Spesso perdiamo il cammino perché siamo pigri, perché ci lasciamo tentare, ma bisogna sempre tornare all'origine. Avanti. Bueno, entonces Gaudí estaba, nace de una familia, como todos nosotros, ¿no? De una familia, el más pequeño de 5 bambinos, más piccolo, y enfermo, muy piccolo, de 5 o 6 años, está muy enfermo, y la mamá le lleva encima de un burrico, un asno, a una casa de campo, ¿no? Allora, lui era il quinto di 5 figli e fin da piccolo ha sofferto di problemi fisici, in particolare soffriva di reumatismi. E la mamma lo portava nella casa de campo, si dice, la casa fuori Barcellona, fuori il loro fuori Reus, su questo asinello lo portava nella casa di campagna perché potesse stare meglio. Imaginemos un niño de 5 o 6 añitos. Piccolo, piccolo, enfermo, no puede jugar al calcio, no puede correr, no puede saltar, no puede ir al colegio. ¡Buah! Entonces, ¿qué hace? Mamá lo lleva al campo y ¿qué hace? ¿Coge el WhatsApp? No. ¿No? ¿Qué hace? ¡Ay, qué mal estoy! No se queja. ¿Qué hace? Observar la natura que es su maestra. O sea, él se amolda a la enfermedad, la asume, le ha tocado estar enfermo, bueno, pues voy a vivir con la enfermedad y voy a empezar a lo que después de mayor va a hacer, siempre, reconocere, observare, servire.
lui, appunto, un bambino di 5-6 anni che non poteva giocare, non poteva frequentare i parchetti come i suoi amici, non poteva neanche andare a scuola, per cui cosa poteva fare? Poteva annoiarsi, ma invece lui, o arrabbiarsi, lui assume su di sé la condizione che gli toccava e comincia a osservare quello che poteva vedere dalla casa di campagna dove la mamma lo portava. Questo también es un poco recoge lo que él en su entorno pues ya escribe esta frase, ¿no? O sea, las flores, si quieres directamente en italiano. Con los tiestos de fiori, ¿tiestos que son? Macetas. Ah, con i mazzi di fiore vicino, rodeati dalle vigne e dagli olivi, animato con il cloccheo, dal rumore delle galline, dal chiocciare delle golline, dal cinguettare degli uccelli e il zumbido, non so che rumore faccia dagli insetti, lo zio degli insetti, grazie, e con le montagne sul prades sul fondo, ho colto le più pure e belle immagini della natura con l'N maiuscola, questa natura che sempre è la mia maestra. Bello, no? Adelante. Grazie, questa collaborazione. Avanti. Bueno, entonces, no le falta spiegare, una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Esatto, questa è un'immagine sopra l'immagine della natura e sotto quello che Gaudí ha fatto. È importante sapere qual è la realtà e qual è la Gaudí. Se hai un problema, pues, luego hablamos. Se non sapete chi è Gaudí, se volete poi dopo mi spiega quale delle due. Avanti. Qui anche, no? Un altro esempio di come la natura sia stata veramente la maestra di Gaudí. Avanti. Avanti. Él también, ¿no? ¿Vale? Queda, así queda claro lo primero que decía Don Claudio, que la natura es clave en Gaudí. Desde bien pequeño para siempre. Su maestra, adelante. Esquerra del caracol. Es una chiocciola. Dalla luce della lumaca lui fa le scale, così, comunque elementi decorativi. Aquí. ¿Se sabe qué es el árbol de verdad? Sí, ¿no? Sí. Bien. L'albero, sapete bene qual è. E ora, Antonio Gaudí studia bachillerato in los Escolapios, Escolapios de Reus, e, in Reus Gaudí se forma académicamente, e in Riudoms, Piccolo Pueblo, es donde descubre la naturaleza. ¿Okay? Reus, académico, Riudoms, naturaleza. Sencillo, no? E Reus è dove lui impara dal punto di vista accademico, ma in questa casa di campagna dove invece lui scopre la natura. Entonces él va a Barcelona a studiare architettura. Va a Barcelona a studiare architettura. E recién acabada la carrera, 1878, por tanto, quantos años tiene? Quindi nel 1878, non appena finito l'università, aveva 26 anni. O sea que Gaudí, con 26 anni, architetto. Primer progetto interessante, una vitrina per guantes. Il primo progetto che ha fatto è stato questa vetrinetta dove bisognava collocare dei guanti. Questa vitrina fu a Parigi. E doveva andare a Parigi dove c'era l'esposizione universale, per cui lo ha fatto. Bravo, io l'ho detto adesso, io l'ho fatto. Hai fatto vedere, niente. Mi è stato uno spettacolo, chi lo sa bene. También, bravo, bravo. Pues sì, e Gaudí fu a Parigi? No. Chi fu a Parigi? Interessante. Güell, Eusebio Güell, questo signore della foto. E Güell dijo, oh mamma mia, bueno, lo diría in suo idioma, però se enamorò. Y quiso conocer al autor de esta belleza. Allora, non è andato Gaudí a Parigi, è andato la sua vetrinetta, che è stata notata da questo Eusebi Güell, che era un grande nobile ricco dell'epoca, che ha chiesto al proprietario dell'ostello di voler conoscere il creatore di questa bellezza. Per cui così Gaudí conosce Eusebi Güell. Questa è la vetrina, Avanti. Questa è la vitrinetta. E perché ho puesto
he puesto esta pequeña, piccola trabajo de Gaudí, porque le cambió la vida profesional, porque el señor Güell conoce a Gaudí, 1878, y le encarga proyectos. Si ahora os preguntara, atención, ¿cuántos edificios patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO tiene Gaudí? ¿Cuánto edificio patrimonio de la humanidad tiene Gaudí? Tiempo. ¿Cuántos edificios costruiti da Gaudí sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità? Via il tempo. Tre. Cioè mi dice tre, altre ipotesi? Siete. Sette. Però sì che, bueno, vamos a dare un medio punto perché de los siete, tres son con el apellido Güell. Colonia Güell, Cripta Güell y Parque Güell. Allora, questi sette monumenti, tre hanno come nome significativo Güell, perché fu il suo... Entonces, esto, sobre todo estos jóvenes, que sois todos los que hay aquí, algunos quizá menos, pero... pues esa, para Gaudí, todo es importante. No solamente hacer la casa Batlló, la pedrera, no. Una, entre comillas, simple vitrina. Che per Gaudí tutto era importante, dalla, appunto, non solo dalle case civili come la casa Batlló, la casa Mignac, che si possono ancora vedere, ma anche da questa piccola e semplicissima vetrina che poi ha cambiato il corso della sua storia, perché tramite, diceva prima, Esili Güell, lui ha cominciato a lavorare per tutta la città di Barcellona e non solo. Aquí tenemos un ejemplo, con l'architetto Ricardo, che ha hecho una piccola distribuzione della plaza. Pero para él seguro tan importante esto como un edificio, ¿no? Abbiamo qua l'architetto Riccardo. ¿Quién es? Es que es muy tímido y no va... ¿Tímido? Siamo conosciuti. ¿Quién? Ah, scusi. Exacto. Bueno, es una... Perdón, ¿eh? Me gusta meterme con la gente, ¿eh? Que anche lui, su piccolo, ha fatto dei cambiamenti importanti. Credo esattamente quello. Dal cucchiaio alla città. Dal cucchiaio alla città. Bien. Pues entonces Gaudí, que como decía, estudia en arquitectura, pero desde el primer momento él considera molto importante el laboro en equipo, en colaboración. O sea, el arquitecto, sí, importante, pero también carpintero, el obrero, tutti il mondo. Per lui il lavoro in equipe è fondamentale, per cui certo c'è l'architetto, ma ci sono anche tutti gli operai, per cui dal falegname, le fabbri e tutti. Entonces, en estas dos frases, perché aquí podemos hablar una ora, ora e media, no más, no más. Possiamo anche parlare un'ora, anche di più, abbiamo i limiti di no tempo. Problema. Menos mal che non hai calcio oggi, no? Oggi non c'è calcio, per fortuna. Però, quédense, se mi permette, con una, dos o tres frases o imágenes que pueda ayudarles en su vida. Yo pienso que a mí me ha hecho mucho bien estas dos, en estos últimos días, semanas, la primera. Voy cambiando, porque 30 años hablando de Gaudí, pues tengo que divertirme, ahora por aquí, ahora por allá, y ahora... Entonces, esta primera, pienso que es importante. Aquí, todo el mundo tiene unos dones, este señor, el otro, ella habla inglés, yo jamás hablaré inglés, ni italiano, perdón, pero es decir, cada uno tiene un dono que Dios le ha dado. La realización de ogni persona es la máxima perfección social. Es que cada uno que tiene sus dones, si lo realizamos, esa es la máxima perfección social. Y no nos critiquemos que si ella canta mejor que el otro, que si el otro toca hacer, sino que si tenemos que construir, y es muy importante para Gaudí, construía y se construía, ¿no? Y lo importante es purificar y mejorar nuestras propias obras, sin estar pendiente de los demás. Es una sugerencia aprendida de Gaudí que me estoy aplicando ahora. Bueno. Allora, Gaudí construía y se lasciava costruire.
per cui lui in questi 30 anni in cui va in giro per il mondo a parlare di questo architetto si lascia sempre segnare, colpire delle frasi, e ultimamente la frase che l'accompagna di più è quella che appunto ha letto, dove parla dei doni, per cui che ognuno di noi ha dei doni e non deve stare lì a guardare i difetti degli altri, a dire ma va bene, però tu canti meglio di me, o per cui tu sei più bravo di me a fare questo, perché ognuno ha i propri doni, per cui non perdiamoci nel giudicare e criticare gli altri, ma guardiamo quello che abbiamo e mettiamo a frutto quello che abbiamo noi. Questa altra frase è sul lavoro, che è anche bella, no? Che Gaudí trabaja en equipo, en colaboración, ¿no? Y dice, resumiendo, que lo importante es que hay que recordar que nessuno es inútil. Aquí no hay inútil nadie. Todo el mundo importante, útil. Lo que pasa es que no, o sea, todos servimos, pero no todos para lo mismo, claro. Eso es bonito, ¿no? Gaudí sabía, si Andrés era el obrero más idóneo para un tipo de trabajo, decía Andrés, Juan, José, o sea, pensaba en cada persona, en su don, para que la obra fuera mejor y esa persona está más contenta, que es lo que traducido al español es más o menos esto. Per cui nessuno di noi è inutile, tutti servono, tant'è che Gaudí, quando doveva commissionare i lavori per la Sagrada o per le sue opere, aveva proprio in mente chi chiamare per quel particolare lavoro. Molto bene. Sì, ah, per certo, se alguien sta interessato in questo, che seguro che non mi va a dar tempo ad acabar, perché è buono. Se qualcuno è interessato su questa cosa... Do permesso per essere pubblico, eh? O sea, Mario... lo tiene, con Claudio también, pues es un por WeTransfer, se puede enviar y uno puede, si le va a servir, si va a ser útil, pues puede disponer de él. Di questo materiale, se tu dici. Este materiale. Sì, ok, che se poi qualcuno vuole, questo materiale lo può tranquillamente dare a disposizione nostra. Adelante. Avanti. Avanti. Bueno, entonces, ahora, Antonio Gaudí, cuando estudiaba arquitectura, voy a fijarme en estos jóvenes que hay por aquí, todos, ¿no? Pero bueno, también suspendía, no aprobado siempre. Es stato bocciato Gaudí, ogni tanto, o sea, durante el supercursista. Suspenso, aprobado, sobresaliente, muy deficiente, pero por eso que no pasa nada, o sea que lo importante en la vida es sumar, venga, a por otra, y cada uno encontrar su momento y su adecuación, ¿no? Y entonces esto, o sea que Gaudí fue normal, ¿no? Era una familia de 5 bambinos, tuvo una vida dura, tanto en su aspecto físico de enfermedad como de familia. Con 27 años, Gaudí ha muerto la mamá y los 4 germani. A 27 años lui è rimasto orfano di madre e ha perso i fratelli. O sea que el hombre, yo pienso que él, desde bien pequeño, descubre que en la fe, en la vida, en el camino de un cristiano, de un católico, tiene que estar la cruz. Está la cruz. Aveva ben presente que en la vida de mi persona c'è la croce, c'è la sofferenza, c'è il dolore. Lo importante es saber, una vez descubierta, vivir con ella. Una volta que si sa che il dolore fa parte della vita, bisogna vivere insieme a questo. Entonces, ahora vamos a hacer un traslado desde 1878, Gaudí 26 años, hasta 1926. Vale, ci spostiamo al 1926. 7 de junio. 7 junio del 26, 1926. Día del famoso accidente de Gaudí con el tranvía. Giorno in cui, lo spiego o lo dica tu? Il giorno in cui Gaudí è stato investito da un tram. Entonces, antes de irse a Oratorio San Felipe Neri, che iba todas las tardes para las... ¿cómo se dice? No, misa por la mañana. Era para las vísperas. Allora, lui tutte le sere andava per i vesperi alla chiesa San Filippo Neri.
Entonces, el 7 de junio, sobre las 5 y media de la tarde, il 7 di giugno verso le 5 e mezza del pomeriggio, stava facendo con su aiutante Vicente, stava facendo insieme a un suo aiutante Vicente, una lampada come questa. Una lampada come questa. E también le iba muy bien porque tenía artrosis, entonces le ayudaba el coger el material para su enfermedad de artrosis. Siccome lui aveva appunto l'artrosi, mi andava bene perché l'aiutante lo aiutava. Entonces, antes de irse de trabajo, le dijo un hombre que iba a cumplir 74 años. 74 años, que no un jovenín. Doveva compiere 74 anni, per cui non era molto giovane. Y dijo Vicente, mañana, domani, vení temprano, que haremos cosas muy bonitas. E si congeda a questo aiutante dicendo domani vieni presto, che faremo delle cose molto belle. Penso che ese es el espíritu de Odín, ¿no? Que nunca decayó, aunque las cosas sean pequeñas, para Odí es grande, porque él pone primero amor, independientemente que sea un edificio, una silla, una vitrina o una lámpara. Per lui tutto era bello, indipendentemente dalle dimensioni. Questa lampada piccola, che era comunque una cosa bella, tu la fai insieme al suo aiutante. Entonces, come qui già si explica, Antonio Gaudí no fue el primer arquitecto de la Sagrada Familia. Antonio Gaudí non è stato un arquitecto della Sagrada Familia, come è stato spiegato e si spiega nei pannelli della mostra. Entonces, como decía Mario, voy a meterme con él un poco. Adesso sì. Las cosas no suceden paz, las cosas hay una providencia. El señor Villar, primer arquitecto, empieza la Sagrada Familia en 1882. Nel 1882 il primo arquitetto Villar inizia la Sagrada Familia. Una iglesia que iba a ser similar a la de Loreto, como está por aquí. Que iba a ser similar a quella di Loreto. Pero a finales de 1883 es el rabiato, arrivederci Villar, grazie, porque si Villar no hubiera dimitido no estamos aquí. Però nell'83 insomma si è arrabbiato con l'amministrazione e quindi ha lasciato il posto a Gaudí, e fortunatamente, perché sennò non avremmo la Sagrada Familia da gustarci adesso. E come è de buon nacido ser agradecido, pues gracias Villar porque ha permitido venir Gaudí. Quindi ringraziamo Villar che ha permesso che poi arrivasse Gaudí. E Gaudí vino perché già tenía una gran fama di hombre geniale. E Gaudí è stato scelto perché aveva già una fama di hombre, di architetto geniale all'epoca. Sapete quanti anni aveva Gaudí? Quanti anni aveva Gaudí quando iniziò la famiglia? Valentina? Molto bene, un punto per Paolo. Bravo. Bien, Paolo, bien. 31. O sea, piccolo. Y estuvo hasta, no, aquí, hasta que se murió. Pasó toda la vida a ocuparse de la Sagrada Familia. Lógicamente, trabajaba otras cosas. Nel frattempo faceva anche tanti altri progetti, portava anche tanti altri progetti. Pero los últimos 12 años, solo gli ultimi 12 anni, solo per la Sagrada Familia. Li ha passati solo esclusivamente alla Sagrada Famiglia. Con una ventaja. Con un vantaggio. Che era soltero. Che era single. Por tanto non tenía que llevar a la signora al cinema. Per cui non doveva portare la moglie al cinema. O los niños al calcio. O i bambini al calcio, gli allenamenti. 24 ore Sagrada Famiglia. 24 ore, 24 concentrato sulla Sagrada Famiglia. E a los abuelos tenía que llevar a los nuevos, no se dice. Esatto, non aveva nipotini a portare in giro. Pero cada uno sigue a su camino. Entonces, él desde el primer momento se identifica con el fin por el cual se construye. Lui fin dall'inizio si identifica con il fine per il quale si costruisce questo tempio espiatorio. Es importante, perché me preguntaba una periodista hace 3 meses. È importante perché una giornalista che l'ha intervistato 3 mesi fa gli chiedeva. Decía, defina a Gaudí con una palabra. Definisca Gaudí con una parola. ¿Qué me sugieren? Cosa mi suggerite? Está escrito, dice Carmen. No. Humildad, humildad, dijeron, humildad. Humildad. Entonces la periodista dice, no genio. E no genio, ha detto la giornalista. Pero pienso que uno puede ser genio, bueno, muy bien.
pero si no es humilde. Dice que uno può anche essere un genio, ma se non è umile. Era mi opinione, no? Questa è la sua opinione. Y después me preguntó, cuando finalice la Sagrada Familia, ¿qué le gustaría que sucediera? E poi le ha chiesto, quando finirà la Sagrada Familia, cosa le piacerebbe che succederà? Entonces, succederà. Sì, in spagnolo o in italiano. Le commenté, pues que se cumpla lo que dice el acta, esta es el acta de la primera piedra, que despierte de su vivienda los corazones adormecidos. Mi piacerebbe che si compia quello che c'è scritto sulla pietra in cui che è stata posta all'inizio. Exalto cioè, la fe. Che si svegli dalla sua tiepidezza, grazie. I cuori addormentati. Exalte la fe. Che si esalti la fede. Y dé calor a la caridad. E che dia calore alla carità. Che il Signore si apiade del paese. Che il Signore abbia pietà di Spagna, del paese, della Spagna. Y que este, el país, e che questo il paese. Impulsato por su abuelo cattolico. Raíces cristianas católicas, no? Come Italia. Spinto. Piense, predique y practique, que es lo que cuesta. Esatto, spinto, quindi le sue radici cattoliche, pensi, predichi e pratichi le virtù. Pronto. Bueno, esto es la bebida, ya conocemos, avanti. De lavori. Estoy rápido porque es lo que ya se fue. Esta es la cripta. Questa è la cripta. Cuando Gaudí empieza a elaborar aquí, Villar, 1-2 metros, de aquí arriba, Gaudí. Quindi, per primi 2 metri, opera di Villar, y dopo tutto di Gaudí. Y la clave, adelante, avanti, es la Anunciación, ¿no? Exacto. Importante para Gaudí, porque sobre el sí, el fiat, se construye la iglesia. Nella cripta, il medaglione al centro rappresenta l'annunciazione, perché senza questo sì non ci sarebbe stato tutto il resto. Avanti. Entonces, esta imagen está en la cripta de la Iela, diseño para la casa Batlló, que es una casa particular, y el señor Batlló, esto es una copia, le encargó a Gaudí. ¿Por qué os la quiero mostrar? Questa è un'immagine che è sempre nella cripta, che deve essere messa in casa Batlló. Entonces, perché io credo che Gaudí sabe con sus escultores transmitir de una forma muy humana, muy sencilla, lo che è una famiglia. Mi piace perché qua si capisce benissimo che cos'è una famiglia, che è una cosa che Gaudí sentiva tantissimo. Chi è il personaggio centrale, il più importante in questa scena? Chi è il personaggio centrale? San Giuseppe, ¿qué es? San Giuseppe. Bravo. Giuseppe está aquí. No sé si se verá mucho, pero aquí en su mano izquierda tiene una fusta, una de madera de carpintero. Y de la mano sinistra ha un elemento del suo lavoro, el falegname. De la mano derecha. Y la destra. Jesús. Jesús. Le saluda. Lo saluta. Papá, la importancia, que ahora de saludar a papá y mamá. Hola. Saluta con reverenza. Y yo creo que José, conocedor de que es el Mesías, ¿no? Tiene esta actitud de agacharse, ¿no? Y María, pues cosiendo. María está mirando la escena, cucendo, guardando la escena, donde c'è questo Giuseppe que si inchina verso Gesù perché sa che è un figlio particolare. 100 años hace 100 años. O sea que Gaudí transmite la Sagrada Familia como si fuera una familia vuestra, ¿no? Normal, ¿no? Por cui l'idea de la Sagrada Familia es como una familia normal. Adelante. Esta es la tumba en la cripta. Esta es la tumba de Gaudí en la cripta. Adelante. Esto es lo mismo que simplemente el complemento para ampliar el conocimiento de don Claudio es que fijaros, el libro de la natura, el libro de la Sagrada Escritura y de la liturgia.
Una típica pregunta de examen que harías a tus alumnas sería: ¿cómo se relaciona la natura, la Sagrada Escritura y la liturgia con arquitecto, hombre, cristiano? ¿Cómo se casa cada cosa? ¿Cómo es posible que estén insieme la natura, la Sagrada Escritura y la liturgia en la arquitectura? Sí, ahí está, la solución está aquí. Si no, hay que buscar la homilía de Benedetto XVI. Entonces, en el... Quindi, leggiamo. Gaudí volle unire l'ispirazione che gli veniva dai tre grandi libri dei quali si nutriva come un uomo, come credente, come architetto: il libro della natura, il libro della Sacra Scrittura e il libro della liturgia. Così unì la realtà del mondo e la storia della salvezza, come ci è narrata nella Bibbia e resa presente nella liturgia. Per cui in luce la risposta. Cavista è hombre, naturaleza, creyente, Sacra Scrittura e architetto, liturgia. Questa è la soluzione a la pregunta de examen, ¿correcto? Repítela, perdona. Allora, hombre, uomo, natura. Natura. Cristiano, creyente, Sagrada Escritura y arquitecto. Arquitecto. Liturgia. ¿Vale? Palabras de Benedicto XVI, adelante. También se llamaba la catedral de los pobres, ¿eh? Y es por eso los pobres, ¿eh?, iban. Porque es un templo expiatorio, siempre se ha construido con donativos, limosnas. Es una chiesa que siempre se está construyendo con las donaciones de las personas. Adelante. Entonces, aquí es la genialidad de Gaudí, que ya habéis visto, simplemente resaltar una cosa. Los arquitectos construimos en horizontal o en vertical. Ricardo. Vamos a Cristiano. Cassina, la domanda es para lei. Sin embargo, Gaudí construye en vertical, porque quiere dejar algo por lo cual nos enamoremos, ¿eh? En aquella foto, en esta foto de aquí, espícola negra, o sea, nos deja una fachada y así la gente al verla sienta la necesidad de seguir construyendo. Aquí hay una silla, ¿eh, señora? Ya la sé, señora, si vuole sederci. Bueno, entonces, y creo que acertó. Si Gaudí hubiera elaborado horizontalmente, quizás nunca se hubiera finito la Sagrada Escritura, porque no se hubiera visto 52 pilares. Allora, Gaudí sapeva que no avrebbe visto la sua costruzione finita, per cui, anziché costruire orizzontalmente, costruire verticalmente la facciata della Natività, che in questa foto si può vedere com'era lo stato di questa facciata quando lui è morto nel 1926. Avanti. Perché ha fatto questo? Perché voleva che le persone si innamorassero di quello che si stava per costruire, perché andava avanti con le donazioni spontanee e libere delle persone. Questo è il testamento di Gaudí, no? Il testamento architettonico. Questo è il testamento architettonico. L'abside, la facciata della Natività por detrás y las escuelas para los hijos de los obreros. Exacto. La facciata della Natività e la scuola per i figli degli operai che lavoravano al cantiere. Avanti. Entonces aquí, esta es 1926. 1926. Entonces, ¿cuántas torres ha previsto Gaudí para la Sagrada Familia? ¿Cuántas torres sono, ci stanno alla fine della Sagrada Familia? 18, muy bien. 18. Sí, sí, bueno, el punto se lo lleva aquí a la señora. Lo que pasa es que es tímida y no sabía la hora. Bien, bravo. Entonces, porque son 12 los apóstoles, bien, 4. ¿Qué dice? Son 4. María. María. Bravo, Mucho. Bien. Entonces, ahora la pregunta es, atención, algunos ya lo saben porque son ya veteranos. ¿Esta torre a quién está dedicada? ¿Esta torre a quién es dedicada? A Bárnaba. A Bárnaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si no es ni apóstol ni evangelista. No es ni apóstol ni evangelista. Pensar un rato y después al final... Pensate y poi alla fine potete dar la respuesta. Si alguien la sabe, le daremos un minuto de gloria. Si qualcosa ha, standing ovation. Foto y todo, foto y vídeo. Bueno, adelante. Avanti. Avanti. Bueno, Gaudí dice, yo no voy a terminar esa familia, me hago mayor y hago modelinis. Adelante. ¿Eh? Y en su obra siempre pone ese transmitir su fe.
alabanza a la Santísima Trinidad. Pero como ya está explicado, avanti. Esto es la, es una, un piropo para los arquitectos, ¿verdad? Como si el arquitecto escribiera y sus sentimientos. Una pieza, decía Gaudí, es la única cosa digna de representar el sentir de un pueblo, porque la religión es la cosa más elevada del hombre. Bello, ¿eh? Questo è un complimento per tutti gli architetti. Avanti. Questa è la planta della sala. La piantina. Solo voglio dire due cose. Poi voglio presentarlo per vedere se si è impapato di la mostra. Raccontarci due dettagli, vuole sapere se qualcuno però sa già, per cui prima di... Quante facciate ci sono? Tre. All'est, más o menos. A est. Sono naciente, portanto. Che facciata c'è? Natività. Al sud, al Mare Nostrum. Sud. La gloria. Il mistero di gozo, mistero di gloria. Alla passione. La passione. Dolorosa. L'ovest. Ovest. Bravo. Per entrare nella sala famiglia, è come entrare all'iglesia, pensa Gaudí. Gaudí pensa due cose. Una sono tre porte e l'altra sette porte. Si es tres puertas, ¿a través de qué tres puertas entraremos en la sala familia? Pensa, tre porte. ¿Qué representan? ¿Cómo representan las tres porte? No, la virtud. La virtud. La virtud. La fe, la esperanza y caridad. Bravo. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la importante? Caridad. La caridad. La caridad. Porque es la única eterna. Por eso Gaudí en el centro. Caritat. ¿Dónde está la fe? En Meda dicen que la fe mueve montaña. ¿Sí? A Meda dicen que la fe mueve de montaña. Por tanto, la fe de aquí. Fe. La fe de... Esperanza. Y la esperanza de la otra parte de la caridad. En otra conferencia ya explicaremos, así vuelvo a Meda. Un altro incontro ci spiegherà altre cose e quindi deve tornare. Aquí hay una silla, ¿eh? C'è una sedia, signora. Señor. Signore. Bueno. Entonces, está claro, ¿eh? En esas portales Gaudí, que por aquí están las figuras, te quiere hacer pensar a cada uno que a través de la fe, de la esperanza y la caridad, te va a ser útil, te va a servir para entrar y permanecer en la Iglesia. La fe y la esperanza y la caridad te sirven para poder entrar en la Iglesia y ser útil. Y luego aquí hay siete puertas. Que son los siete sacramentos, ¿correcto? Sí. En la fachada de la gloria me prevede siete puertas. Pero ahora viene la casuística: aquí hay tres puertas. Tres navatas. Aquí hay siete puertas. Qua siete puertas. Pero cinque. E cinque navate. ¿Por qué? ¿Por qué? Questa è difficile, eh? Perché i due sacramenti si prende soltanto una volta soltanto, il battesimo e... Bravo, eh? Perché i due sacramenti dei sette si possono ricevere una sola volta. Viene grabato da Mass e lo passa in casa, eh? Bien. Pues esattamente, se io non sto bautizzata, primero entro, me bautizo e va entro. E se sto in peccatito, Don Claudio, eh? E già una vez... confesado a la Iglesia. Es decir, los otros cinco sacramentos, Eucaristía, el sacerdotado, matrimonio, directo. Bravo, y él lo predica, como puede predicar el amor. Él, su arquitectura, nos habla de fe. ¿Capito? Sí, no. Allora, dice que con el battesimo puoi entrare, una volta battezzato, entri directo. Così pure con la sacramento della confessione puoi rientrare in chiesa, mentre gli altri sacramenti ti permettono di accedere direttamente. Non perché sono di più quelli. È simbolico. Claro. Sono... Esatto. Beh. Infatti. La risposta, la sua risposta stava equivocata. No, sì, non ha traducito. No, giusto. No. Bueno. È quello che dice tu. Vediamo che volvere a Trifiglio. Meno uno, però. Meno uno. Fa la cupola, tu vediamo le facce, spieghiamo.
davanti, penso una volta di più. Una volta a Trevigno per spiegarlo che non è che sapere. Crisimo, crisimo. Esatto, esatto. Quindi, aquí, aquí. Matrimonio. Con esso un dettaglio della nascita, la carità, speranza e fede. Con le sculture che hai in cada lugar. E l'elenco delle sculture che ci sono in ogni porta. Avanti. Este será la sala finalizada, terminada, con el claustro alrededor, la sacristía. Con el chiostro intorno a la chiesa, questo dovrebbe essere come sarà la fine la Sagrada Familia. Las torres, distintas alturas en función de la diverse altezze in base all'importanza. Avanti. Bueno, entonces esto son palabras de Benito que realmente Gaudí a su muerto había dicho que vendrá gente de todo el mundo a ver la Sagrada Familia. Alla sua morte Gaudí aveva detto verranno persone da tutte le parti del mondo a vedere quello che stiamo facendo. Si sta compiendo esa profecía de Gaudí, no? E questa profezia si sta avverando. Solo quiero resaltar, para ir más rápido, esta frase del Papa: la Sagrada Familia es un signo visible del Dio invisible. Bravo. Fai complimenti al Papa perché ha scritto una bella cosa, nel senso che la Sagrada Famiglia è un segno visibile del Dio invisibile. Wow. Un altro complimento. Avanti. Bueno, questo dalla vista. Un pequeño problema urbanistico perché questo sta affettato fino a qui. C'è un problema urbanistico perché la città che vedete è proprio a ridosso della Sagrada Famiglia. Se il papà chiede di mandare la figlia a Barcellona, non compres qui. Se qualcuno vuole mandare i figli a Barcellona, non comprate appartamenti lì perché in teoria dovrebbero essere distrutti. Forse il primo, informazione. Oye, en buona giù. Bueno, es una sección entre las cinco navatas de la fachada principal, la arquitectura basada en la naturaleza. Adelante, que estoy ya. Vamos a ir más. Solamente voy a explicar una cosa aquí que no sé si creo que no está. O sea, Gaudí quiere que tú y yo, en nuestra libertad, igual que don Claudio, igual que nuestros amigos y amigas, todos, como queremos mucho al prójimo, a los amigos, a la familia, todos queremos que algún día seguir la fiesta ahí arriba. Con buen vino, con lo que sea, ¿no? Entonces, Gaudí, su demostración es siempre vertical. Allora, dice che nel mondo siamo circondati da amici con cui condividiamo la vita e vogliamo, si spera che questa cosa continui a essere così una volta morti, nell'altro mondo, nell'altra vita. Per cui l'idea che ci sia sempre una ricchezza anche nell'alto delle sue costruzioni testimonia questa voglia di perfetta. Los que vais a Barcelona el jueves o habéis ido o iréis, esta vertical de la caridad es muy importante. Esta línea vertical del portal de la caridad es muy importante. Porque empieza en el pecado original. Inicia con el pecado original, por cui el serpente y la mela. Genealogía de Jesús según San Mateo. Tutta la genealogía de Jesús escrita sobre la corona. Con una reja que te indica que estamos oprimidos, agarrados por el pecado. E c'è anche una reja, una griglia che cinge questa colonna, vuol dire che siamo proprio invischiati del peccato. Gesù ha nascito per liberarnos. Ma Gesù è nato per liberarci, per cui alla fine di questa colonna. La stella di Belém. La stella di Betlemme. Il sì di Maria. Il sì di Maria in alto. L'annunciazione. Maria è coronata come reina. Maria coronata regina del cielo. Arriva in cipresso. E in alto c'è un cipresso. Un ciprés, debajo hay un pelícano y dos pelicanitos. Sotto questo cipresso c'è l'immagine del pelicano e del pelicanini. O sea, Gaudí te está proponiendo en tu libertad que si quieres ir al cielo, al ciprés, al cielo, la vida eterna, almas de Eucaristía. Pelícano es ese animal que muere por sus hijos, igual que las madres y abuelas moriríais, ¿eh? Pues decir, la Eucaristía es el alimento fundamental para, una vez superado el pecado, ir al cielo, alla vita eterna. Per arrivare alla vita eterna, al cielo, l'Eucaristia ti permette di oltrepassare i tuoi errori e la tua fatica. Il simbolo del pelicano nel bestiario cristiano è proprio questo, quell'animale che dà da mangiare ai suoi figli rigurgitando quello che lui aveva già mangiato, per cui l'immagine dell'Eucaristia che Cristo si offre
in carne e sangue per i suoi amici. Cioè, che è una serpente che lleva il suo bocca un melocotone, no? Qua c'è un serpente che ha nella bocca la mela. La mela che è? Ma sa, no, mi ha una pesca. No, essere che sta attento, è un trucco. Ha fatto uno scherzo per vedere se... Se alguien se duerme, tranquilo. Porque me decía un periodista de Chile, Gaudí atrae, bien, impacta, bien, convierte, bien, y duerme feliz. Un giornalista de Chile ha dicho, Gaudí sorprende, meraviglia y tutto, ma... Se nadie se quede incómodo, se queda... Si qualcuno vuole dormire, no c'è nessun problema. Es normal. Importante, ¿no? Avanti. Bueno, aquí tenemos a... esta es la, mi postal navideña para... Feliz questa è la sua cartina di Natale che è solito inviare agli amici buon per augurare buon Natale. E chi pone Gloria in Excelsis Deo? Lì c'è scritto Gloria in Excelsis Deo. Avanti. En estos últimos tiempos, aparte de los dones, ahora me fijo mucho en las madres, ¿no? En la maternidad. In questo periodo, oltre appunto a avere in mente che ognuno ha i propri doni, deve metterli appunto nella propria vita, è molto colpito dall'immagine della madre, delle madri. Porque en estos tiempos, ¿no?, difíciles, ¿no?, para la maternidad, pues es un homenaje, creo, de Gaudí a ser madre, porque fijaros en su humildad, María no se le ve la cara, ¿no? Ella muestra al filio al esperado, ¿no? Y creo que era grande Gaudí, ¿no? O sea, ternura, ¿no? Mira, aquí tenéis al hijo. Es como cuando nacen vuestros filios, ¿no? Todo el mundo ve el filio, mírala. Questa tenerezza di María que ofre al mundo su filio. È una cosa che lo colpisce molto in questi tempi difficili per le madri, per essere madri in questo. Entonces, aquí en esta humildad, el papá, pues, con las manos... Il papà che sta vicino, accanto a loro, con le mani per proteggere. Vigilante, no? Adelante. Vigilando. Bueno, esta es la ternura, ¿no? Ternura de questa maestra. È la tenerezza di Maria. Que es algo que el Papa Francesco también decía en este año de la misericordia. La ternura de Dios. Anche Papa Francesco spesso ha ripetuto il concetto di tenerezza di Dio. Y esto me sirvió para explicar a Gaudí desde la ternura también. La ternura de una madre, un bambino, ¿no? Adelante. Aquí es la coronación. Mamá está siendo coronada por el Hijo Jesús. Questa è Maria che viene coronata regina del cielo. Y fijaros, vamos a suponer, parece que, lo siento, que nadie se enfade, pero los hombres nos morimos antes. Sembra que gli uomini muoiono prima delle... Lo siento, Mario. Donne, per cui si scusa, i presenti in sesso maschile. Imaginemos que luego va la mamma, la esposa, la mujer, y Jesús... Y Jesús, pues, le recibe, bienvenuta, Gesù riceve sua mamma, benvenuta. En esta fiesta, pues, Gaudí piensa... Si a mamá le están coronando, ¿cómo no va a estar papá? ¿Verdad? Si adesso stanno coronando a la mamá, ¿por qué no c'è papá? Entonces yo creo que Gaudí es también muy humano, ¿no? Muy... que San José también participa de esta fiesta, ¿no? Y quindi ha messo dentro anche San Giuseppe, nel momento di coronazione. Que no es normal en la historia del arte. La historia del arte, la geografía artística, no c'è la figura de San Giuseppe en este momento. Bueno, entonces aquí tenemos el pelícano, Questo a sinistra il pellicano, okay. No, a destra in basso il pellicano. Avanti. Este es el pellicano de Gaudí, hecho en alabastro. Questo è il pellicano di Gaudí fatto in alabastro. Avanti. E ora sta hecho en mármol por sotto. È di marmo. Este ángel lleva el pan. Questo angelo ha il pane. Y este ángel lleva el alfa, el vino. E invece l'altro angelo porta il vino. Che deve essere da chi? Da un bambino, no? Che è un'altra parte, sicuramente. O da un altro. Avanti. Bueno, aquí il dettaglio della mamma pelicana con los pelicanitos. Questo è il dettaglio del pelicano, di suoi... Avanti. También está la restauración del portal del Rosario, ¿no? Questo è il portale del Rosario. Es conocido, ¿verdad? Es conocido. Lo avanti. Es conocido esta interpretación de Gaudí, ¿no? Avanti. Es que Gaudí quiere que en su tiempo hay anarquía, hay dificultades, hay enfermedades, hay muerte, hay todo tipo de dificultades, también religiosas. Entonces Gaudí
establece la relación entre Antiguo Testamento, David y Salomón. Ay, perdón, sí, allora questo è il portale del Rosario, di cui c'è anche una spiegazione bellissima in fondo. Entonces, recordando, pero esta unión entre el Antiguo Testamento unisce l'Antico Testamento con la tentación a la mujer del dinero, la prostitución, la pureza, i problemi dell'epoca di Gaudí, che ante la dificultad que uno tiene vender su cuerpo, puede ser que sus padres estén enfermos, que no tiene alimento, que no tiene medicinas, y puede ser que el demonio se aprovecha de esa situación y te dice, venga. Per cui rappresenta una ragazza che si prostituisce proprio per avere dei soldi. In versión chico es la violencia, por eso el demonio con forma de reptil le ofrece una bomba, y aquí están Isaac y Jacob, Antiguo Testamento, pecado de la violencia, del engaño, para conseguir la primogenitura. Esto puede dar para una charla de don Claudio. La primogenitura potrebbe parlare con Claudio. Nelle noches de invierno, ¿no? Nelle fredde notti d'inverno. No, sempre di fianco a degli altri personaggi dell'Antico Testamento c'è l'episodio che aveva colpito la città di Barcellona dell'attentato, per cui della violenza che si impadronisce dei giovani, che insomma comunque delle persone, per cui viene trasfigurata da questo rettile che offre una bomba a una nappa che poi farà esplodere nel teatro di Barcellona. Una cosa hermosa di Gaudí è che non decide per nosotros, non decide per la chica ni per il chico, non decide, perché él sabe che somos libres, ¿verdad? Non sceglie per il al posto della ragazza o del ragazzo, noi siamo liberi, sa che noi siamo liberi. Él sugiere. Lui suggerisce. E che suggerisce? Che cosa suggerisce? Che suggerisce Gaudí? Cosa suggerisce Gaudí? Guardare la Madonna. Esatto. Guardare la Madonna. Están mirando la Madonna. Però tu tienes que tomar la decisione. Ma tu devi prendere la decisione di guardare a Maria. Grande Gaudí, Grande Gaudí. No decides, igual que cualquier amici, ¿no? O familiar. Tú puedes sugerir esto, lo otro, pero tú tienes que, en tu libertad, decir sí o no. La grandezza della libertà che Gaudí lo intendeva molto bene. Tu puoi suggerire, ma poi sta la tua libertà a scegliere se sì o no. Avanti. Qui sta la bomba. Questa è la bomba. Mano dell'anarchico. Questa è la facciata della gloria. Questa è la faccia della gloria. Io sempre dico, quando a conferenza d'architetto, es que fíjate, Gaudí lo predica con palabras. Esto será el bautismo. Impresionante. Impressionante. Lui non prega con parole, ma facendo vedere. Questo è la penitenza. La sinistra il battesimo e a destra il sacramento della penitenza, la confessione. Cioè, come Gaudí interpreta che attraverso la scrittura la bellezza, la alegría di che uno sia iglesia, bautizo o vuelva alla iglesia, a Dios, con la penitenza. La bellezza e l'alegria di poter essere, fa parte della Chiesa, attraverso il battesimo, di poter ritornarci grazie al sacramento della penitenza. Questo è un disegno del confessionario di Gaudí. Questo è un confessionario di Gaudí. Di 100 anni, e él pensò che nos pudiéramos sentar o arrodillar de lado. Pensò che si pudiera sedere, mettersi in ginocchio. Una gran bellezza, Sugiere ir a confessarsi, dà ganas, no? Hai voglia di andarti a confessare, c'è qui dentro. Sempre che hai ancora dentro. Sempre che ci sia un prete dentro a confessarti. No, come un padre. Non sirve. Avanti. Bueno, avanti. Con las escolas, no? Con el párroco, Gaudí, con San Gil Parés, y Parés hizo un diseño y financió con el propio Crispar la creazione di una scuola per i figli del moratorio. Esto que también es conocido, pero vamos a mirar, esta scuola iba a ser provvisoria. Questa scuola doveva essere provvisoria, la scuola per i figli. El matone está puesto verticale, el matone verticale. ¿Verdad, Ricardo? Los matones. Normalmente si mette orizzontale. Sí, ¿no? Entonces, Gaudí lo pone porque así es más barato. Ah, così è più economico metterlo in orizzontale, verticale. E además para hacer el conoide, perché las paredes no son así, la pared no es verticale, sino es forma de conoide. Claro. Per fare questa forma, avanti. Un cono. Avanti.
E nella scuola vino Le Corbusier, grande architetti, studiò. È andato anche Le Corbusier a vedere questa scuola. Questo è un dibujo delle Corbusier della sua scuola. Un disegno su Le Corbusier. Questo è un dibujo di amico Carlo Nerri. E questo è un disegno. Entonces, esto tiene, es una lección práctica de la frase del principio Gaudí, fuera de la fe será siempre incomprensible. Podremos estudiar un aspecto, pero no su síntesis. Le Corbusier se quedó en un aspecto, arquitectura bella, acústica, luce, funcionalidad, buena arquitectura, pero no descubrió la fe de Gaudí. ¿Quién la descubrió? Cardoner, que no sale en los libros, ya muerto, pero descubrió que son tres clases, tres aulas. Aspetta que explico. ¿Me has capito? Sí. El Espíritu Santo está hoy activo. Puedo dormir, ¿eh? ¿No? Hombre, hay que hacerle trabajar, porque... Bueno, además lo cobra. Es gratis. Porque el Espíritu Santo es gratis. Sí. Entonces, hasta aquí un aula. Un aula. Due aula, tres aula. Sí, tres aula. Tres sí. Entonces, esta es simétrica. ¿Ok? Entonces, este arquitecti es aquí un pilastrone. ¿Sí? Pilastro. Pilastro. Pilastro, pilastro, pilastro. Esta distancia. Más piccola que esta distancia. ¿Okay? Sí. Aquí igual, porque es simétrico. Aquí, piccolo, más grande. Entonces, Amici descubrió tres corazones, tres cuores. Ci sono tre cuori. Tres cuores si fondono en macro. En questa scuola. Scuola, y en el centro de tu corazón, bueno, de todos, Jesús. María Giuseppe. Este hombre sí entendió a Gaudí. Le Corbusier, bueno, se quedó en la arquitectura. Adelante. ¿Se ha entendido, no? ¿Entendido? ¿Se ha capito? Sí. Adelante. La forma. Esto la escuela al externo. Bello, el dintel. Para que el agua escupa fuera de la. Afinché l'acqua potesse scorrere rapidamente giù. La forma es como las hojas de los árboles, ondulado. Es como esto sería como un conoide, ¿eh? cuando llueve el agua se desliza, cuando llueve el agua scivola giù da questi conoidi che Gaudí no inventa nada. Gaudí observa, y de esto saca las leyes que tiene esta forma y la hace arquitectura. Avanti. Aquí es la escuela, con Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, la scuola all'interno. E questo è ciò che dice da qui, meno più piccola questa distanza che questa. Avanti. Bueno, entonces aquí, resumiendo, perché io creo che, resumiendo, para mí Gaudí è come questo trípode, tres patas. Gaudí per me è come questo cavalletto che ha tre gambe. Uno è Gesù. E quanto la cruz. E la croce. L'Eucaristia y la mamma. E la mamma. Bueno, esta es mi opinión. Entonces, la cruz, porque desde el piccolo sufrió, ¿no? La croce, porque la piccolo, da piccolo lui ha sofferto. Las últimas palabras en el lavoro, ¿cuáles fueron? Le ultime parole al lavoro, ¿cuáles sono state? Domani. Dobbiamo cose grandi. Domani faremo le cose belle. Venir temprano e mañana al cole, o sea, claro. Bueno. Qué malo soy. No traduce esto. No. Entonces, las últimas palabras antes de morir, amén. Mio Dio, bello. Le ultime parole de morir son state queste, amén, mio Dio, mio Dio. O sea, en el trabajo, venir temprano, vamos a seguir trabajando. Nel lavoro, vien presto, que continuiamo a fare delle belle cose. Pues, il momento della morte. Adiós. Y yo creo que lo vi. Es un ejemplo de esta frase de un amici sacerdote que dice que el grande arquitecto efectivamente scoperto que dopo la venuta di Cristo sono stati rilasciati il male della sofferenza, ma dal male della sofferenza inutilmente.
bello, no? O sea, que ya puesto a sufrir, porque sirve para algo, ¿no? ¿No? No decía... No, 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 no se entiende. No, la traducción es pésima. Sí, pero el tuyo no sé. Es un fanático. Y grande, no. Que desde la venida de Cristo, el dolor tiene un sentido para mí. Que con la venida de Cristo, el dolor ha un senso. Sin la redención de Cristo, sin la cruz de Cristo, no tendría sentido por qué la muerte, por qué el dolor, por qué el sufrimiento. Senza la cruz de Cristo, el dolor no avrebbe senso. Entonces Gaudí dice, claro, es esto. Sí, no, creo que no es mucho. Estaba mal. Sí. Bueno. Así, ¿no? Bueno, de aquí por arriba. Bueno, pues nada, ya lo repasaré. Entonces, Gaudí pone la cruz en toda su obra, ¿eh? E mette la croce in tutte le sue opere, infatti, Gaudí. Unas farolas. Nei lampioni. Aquí besando la cruz en la cruz en Semana Santa, la cruz este es del Orfeo catalán, el Orfeo catalán del canto, avanti. Bueno, la croce también en el Parque Güell, ¿no? La croce en Parque Güell, exactamente. Avanti. En Casa Batlló. Esto es una fachada con material reciclado, un material inservible. Gaudí le sabe mal, le entristece lo roto, lo inservible, tirarlo. Lo aprovecha a su arquitectura. A lui non dava fastidio tutto il riscatto che vedeva, per cui li prende e li usa per farne uso nella sua arquitettura. Siempre la cruz, la cruz siempre. La pedrera es nel comignolo della pedrera c'è proprio la croce rappresentata. La chimenea si adatta alla forma del humo quando sube e si arremata con la cruce qui. Questo è proprio il comignolo, per cui come l'idea del fumo che sale ma che si trasforma in croce. Avanti. Ancora una volta il simbolo della croce. La teniamo? Esatto. Avanti. Entonces Gaudí estuvo molto enfermo, fue a Cucharda, avanti, y hizo un dibujo sobre la fachada de la pasión, avanti, y esta es una palabra de Gaudí, espero que esté bien, espero que esté bien. La torre facciata de la pasión, proprietata nel dolore, proiettata, estaba puesto. Sì, progettata nel dolore nel 1900. Credo che stia al nostro terreno, se no voy a entrare más. Bueno, pues, o sea, un poco, Gaudí está muy enfermo, resumo, 6 meses en un pueblo llamado Cucharda, escuchando San Juan de la Cruz, viene a Barcelona, avanti, y dibuja la fachada. Entonces, simplemente, rápidamente, para que demostrar, no artísticamente, porque Gaudí sabe que vendrán arquitectos, escultores, que cambiarán, que mejorarán, según su criterio. Pero lo que quiero decir es que simbólicamente la fachada de la pasión hemos perdido, según mi opinión. Ok, dice que Gaudí aveva progettato la fachada de la pasión dopo un periodo di permanenza durato 6 mesi in un luogo di galleria. Esattamente, e lui l'ha pensata e progettata in maniera diversa da quello che è attualmente. Entonces, antes he contato la vertical della carità, ¿no? La vertical della carità della passione di Gaudí sería. La vertical della passione, quindi la faccia della passione di Gaudí, secondo il suo progetto iniziale, era la morte di la morte di Cristo. Perché questo è la parabola della carità, no? Questa è la parola della carità. Gesù Cristo ha morto per te, per me. Gesù è morto per noi. Per la carità, per noi. Prego. Ah, se teme, noi. Certo. Bravo, vosotros. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Teme, noi. ¿Qué tengo que hacer? Pues, el lavatorio de los pies. Quindi, cosa dobbiamo fare noi? Ha messo sopra la croce la lavanda dei piedi. Pero esto cuesta, no lavar, lo que decía, sino sonreír, acompañar, educar, amar, perdonar, cuesta. Costa acompañar, sorridere. Pues, entonces Gaudí piensa, ¿no? No te preocupes, institución de la Eucaristía, el alimento que te ayuda a sonreír, acompañar, perdonar, etc. Allora, sopra mette l'Eucaristia perché c'è che ti permette di sorridere, cioè che ti accompagna.
nella sua vita. Orazione nel huerto, l'orazione dell'orto degli ulivi. Esto te lleva alla resurrezione. Che ti porta alla resurrezione. E all'ascensione. E all'ascensione. O sea, igual che la vita della morte del peccato alla vita eterna. Sempre, anche qua, una verticale che ti porta verso la vita eterna. Avanti. Però, avanti. E la realtà, avanti. 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 Bueno, ahora esto lo veremos, esto ya está visto, es la sala familia. Avanti. Avanti. Y ya está el final. Yo creo que es el final, no está avanti. Justo. Avanti. Bueno, no está el dibujo de. Pero está por aquí. Sí. Aquí en. A ver si llego o no llego. Bueno. Aquí está la fachada de la pasión y es otra cosa, porque es una S. Es el grupo escultórico. Última cena, beso de Judas, flagelación en el centro, Pedro que niega, Pilatos que duda, el Cirineo, la Verónica, el Longines, ¿no? Sí, el Longino. El se juega la túnica a los dados, la muerte en la cruche y el entierro. Es una S. A differenza di Gaudí, chi poi ha fatto veramente la facciata della passione l'ha pensata come se fosse una S, non verticale. O sea que ya no hay caridad ni fe ni esperanza, ya no hay relación entre las dos facciate. Non c'è nessuna relazione tra le due facciate, quella della nascita e dell'attività e quella della passione. Entonces una cosa que consumirás, que bueno. La fatta consumirás questa facciata sí. Che è l'architetto francese. Sempre me trattò con mucho cariño, ya está morto, pero yo le decía que como artista, bene. Puede ser genial, puede ser fantástico, internacional, importante. Pero simbolicamente, se fuera nel Facebook, allora, ha proprio detto questo architetto che dal punto di vista architettonico, bellissimo, riconosceva la sua grandezza, ma dal punto di vista della simbologia simbolico gli avrebbe messo un po' di cenni giù su Facebook. Eso es. Él no tiene culpa porque la Junta autorizó, pero en la última cena está en la piedra, tallado en la piedra, está. El que estás haciendo, fes-lo de presa. Lo que estás haciendo, hazlo de prisa. 2026. Lo que estás haciendo, hazlo de prisa. Quello che stai facendo, fallo in fretta. Non ho intendito dove. Eso está al lado de la última cena. Ah, al lato, di fianco all'ultima cena c'è questa scritta. Quello che stai facendo, fallo in fretta. Entonces, dos cosas para la observación. Due cose su riflettere. Pensare. Primera, della ultima cena, che les parece, che os parece lo más importante? Cos'è la cosa importante dell'ultima cena? L'Eucaristia. L'Eucaristia. Entonces, ¿qué se ha fijado el artista? En la traición. La traición. Pero lo ha puesto mal, diría, lo que tienes que hacer, entrégame. No. Lo que estás haciendo, lo que estás elaborando, hazlo de prisa. Okay. Invece l'artista si è fissato più sul metodo del tradimento, perché quello che stai facendo fallo in fretta. Invece. Questo non lo dico per criticare, che sono sentito. Per pensare. Ma per pensare. Che Gaudí è più grande simbolicamente. Simbolicamente. Che Gaudí simbolicamente è più grande. E además, se Gaudí estuviera qui, Y una pregunta sería, señor Gaudí, ¿cuándo finaliza la Sagrada Familia? ¿Cuándo? Más corriente sarebbe, ¿cuándo finisce la Sagrada Familia? La respuesta de Gaudí es, mi cliente no tiene prisa. La respuesta sarebbe, mi cliente no ha fretta. Cosa, Ricardo, que no ocurre. Nuestros clientes. Al revés. Entonces mi cliente, porque es Dios, ¿qué más da 2025, 2030, 2050? ¿Qué diferencia hay entre Dios, entre 2026 y 2030? Que la Sagrada Familia se debe basar en el amor. Primero el amor, luego la técnica, en la caridad, en ese entrega, en ese querer, ¿no? Pedir perdón, etc. El fulcro de la Sagrada Familia es el amor, ecco. Prima c'è questo. Avanti. Entonces estuvimos en Bruselas en 2008 a hacer una exposición entre cómo Europa se puede desviar del origen cristiano, ¿no? Católico,
Schumann, Adenauer, etcétera, y cómo la Sagrada Familia, aunque sea un templo, aún es más grave, se puede desviar de que es una iglesia. Allora, sulla questione delle radici cristiane dell'Europa, anche la Sagrada Famiglia c'entra e può anche essere che anche lei che svida questa Entonces, una origine. Aprendía de estos tres grandes de Europa, tres fundadores, ¿no? Y de Schumann le gustó mucho esta frase. Le piace molto questa frase di Schumann. Que no hace falta que la traduzca a español. No. Siamo tutti strumenti estremamente imperfetti della provvidenza, si serve di noi per la realizzazione di grandi disegni che ci superano, eccetera. O sea, che hace José Manuel aquí en Domenica, con Claudio y Mario y ella, para mí es algo misterioso. Cosa faccio io qua con voi? Qualcosa di misterioso per me. Però che él me lo explicó muy bien en la intimidad. Quando Mario ha spiegato molto bene. Que estaba previsto desde los tiempos, ¿no? Que sempre era previsto que Villar se enfadara. Que Villar, anzitutto, litigasse con la Junta del primo progetto. Que Gaudí subentrasse. Que yo conociera dos discípulos de Gaudí. Que lui conoscesse due discepoli di Gaudí. Que él descubrió la Sagrada Familia. Que Mario se innamorò, scoprì la Sagrada Familia. Alguien nos puso en contacto. Qualcuno ci mise in contatto. Yo dije que sí. Yo he dicho di sí. Y aquí está. E qua. Entonces ahora, en homenaje a las madres, ¿no? A la mamá, ¿mamá se dice? Sí, mamá. Mame. Mame, a las mames, sean mayores o más pícolas, o ya están en el cielo, como la mía, un homenaje viendo con música la Sagrada Familia, un poco antiguo, pero con el canto, bello, como homenaje a las madres. Un omaggio alle mamme. Pasadas, presentes y futuras. Okay. Grazie. Thank you.
para que no se enfaden los papás, bendita las madres que nos parieron y los papás que contribuyeron. ¿Capís? Bendita la madre que te parió. Pero no ofender y más que papá. Bendito el 16 de la bendito. Si dice benedetta la madre che ti ha fatto nascere. Y el padre que contribuyó. Ma il papà che ti ha contribuito. Solo due cose e alcune osservazioni di questa settimana. Io sono rimasto colpitissimo da un'affermazione di Gaudì che diceva anche l'altra all'apertura, ma è proseguito durante questa settimana. Gaudì diceva che quando lui ha iniziato a costruire la cattedrale, la sua opera, era un cristiano abbastanza freddino, e che Dio costruì, mentre lui costruiva la sua opera, Dio costruiva la sua fede. Ecco, io credo che questa cosa, in questa settimana, l'ho sperimentata, che valga anche per me, credo che valga per noi, non nel suo specifico, in quello che sta facendo. Può tranquillamente poter dire se vive in un certo modo o fare la stessa esperienza di Gaudì. L'altra cosa è una testimonianza. Io ringrazio la mostra, ringrazio Gaudì, perché ho potuto sperimentare in questi due giorni, con l'arrivo di José Manuel, come i rapporti che nascono dalla fede a volte sono più immediati dei rapporti che nascono dalla carne. Questa è stata una settimana dove è passata e transitata tanta gente, però devo dire che la cosa che soddisfa maggiormente è stato vedere tante classi, dalle medie, diciamo medie superiori, una ventina di classi sono passate dal lunedì al venerdì occupando tutta la mattinata. Quindi su prenotazione queste classi sono venute con delle guide che li hanno aiutati a cogliere la bellezza di questo tempio espiatorio. Quindi ringraziamo ancora José Manuel Almuzara per la sua grande testimonianza e per la passione che mette nel portare avanti la causa di beatificazione di Gaudì, che oggi forse sta prendendo diciamo la strada giusta per arrivare. Quindi è stata una giornata importante. Per essere venerabile. Sta per diventare venerabile. Sta al cammino di essere venerabile. Verso la. Il cammino verso la santità. Insomma. È un primo passo verso la santità. Venerabile, beato, santo. Beato, santo. Venerabile, beato. Ok, adesso lascio a Don Claudio, il parroco, di chiudere la settimana. Grazie. Io ho già letto un po' tutto all'inizio, non aggiungo più nulla, se non che davvero lasciamoci ancora coinvolgere e stupire da questo personaggio, da Gaudì, ad esempio anche tutto il filone sul come noi ci approcciamo al lavoro, che sarebbe anche molto interessante riprendere questo, come lui ha vissuto intensamente quel lavoro, non come appunto un peso, ma come un mezzo importante per poter edificare se stesso e il regno appunto di Dio. Questo sia forse anche il suo apporto più notevole, la bellezza, ecco, di come noi guardiamo le cose, le stesse realtà. Il lavoro può diventare un peso, il lavoro diventa invece un'opportunità per essere vicini a Dio creatore. Pensate un po' a questa cosa, la diversità. Ecco, ringrazio ancora, ringrazio chi ha dato una mano, si è messo dentro ancora una volta per realizzare questa mostra che sta diventando un po' questo momento dell'inizio dopo settembre, questa patronale, dicevo, questa settimana scorsa, l'inizio un po' di ottobre, un appuntamento un po' quasi di tradizione, bello per la nostra comunità pastorale.
e c'entra sempre anche con un po' l'anno pascolare in corso, perché abbiamo iniziato con le pietre vive, la cattedrale, la nostra, il nostro bel duomo appunto di Conigliano, abbiamo poi utilizzato una mostra a riguardo anche lo scorso anno, quest'anno continuando un po' questo discorso sulla Chiesa, la Sagrada Famiglia, che a me già veniva in mente un pochino, e tutto là, mi veniva dopo, non so se... già guardando anche il prossimo, questo anno pastorale, l'inizio quindi anche del prossimo, seguendo anche le indicazioni del nostro Vescovo, che ci richiama a sentirci sempre di più, popolo in cammino, una Chiesa, appunto, che... e cammina insieme verso anche una meta che è l'eternità, che sia il regno di Dio, ce lo ricordava la parola di Dio di questa domenica, è all'opera, è presente, non è che sarà, ma è già qui presente, noi lo sperimentiamo, ecco, però siamo in cammino verso l'eternità. Allora mi viene in mente, perché non cogliere l'occasione dello sguardo, ad esempio, a livello artistico, non so se si può organizzare una mostra o qualcosa del genere, del grande trittico oppure del portale della gloria della cattedrale di Santiago. Non so se avete in mente questo grande portale della gloria di Santiago, che ci già immette nel paradiso, nel traguardo, ecco, nel passaggio bello del camminare insieme, tutto anche l'itinerario, il cammino verso, però non il buio, il baratro, come qualcuno ci fa pensare, ma verso appunto il cielo, questo linea qui, proprio riprendendo anche un po' l'anno pastorale appunto in corso. E ecco, quindi io non aggiungo nient'altro, sto anche orario, ringraziamo ancora tantissimo. Su Mario c'è, devi dire ancora alcune cose, ci sono un po' di libri anche in fondo, e noi auguriamo tanto bene, tanto entusiasmo ancora architetto che abbiamo conosciuto ormai come amico, Luzzara, ieri sera anche con la cena abbiamo raccolto anche qualche appunto generosa appunto offerta che daremo, poi manderemo per proprio la causa di documentazione. Grazie a tutti voi.